Ciao Cinefusi, oggi parliamo di Barbie in uscita domani 20 luglio in tutti i cinema. Barbie è un film sull'iconica bambola più venduta di tutti i tempi della Mattel e che nasce nel 1959 da un'idea di Ruth Handler che decide di creare una Barbie, una bambola, con cui le bambine potessero giocare. Visto che fino ad allora usavano solamente i bambolotti, quindi dovevano fingere di essere madri, mentre con Barbie potevano rispecchiarsi. E infatti Barbie fa molte cose, Barbie pilota, Barbie astronauta, Barbie col camper, Barbie qualsiasi cosa. Ed è proprio questa la base, l'idea del film, che infatti vede come protagonista Margot Robbie, questa Barbie stereotipo, bionda, occhi azzurri, perfetta, impeccabile, che svolge la sua vita da Barbie, quindi salutando tutte le altre Barbie, recandosi in spiaggia e parlando con Ken. E Ken è interpretato da Ryan Gosling, che interpreta il Ken spiaggia. Infatti il compito sostanziale di Ken è quello di essere il fidanzato di Barbie e nulla più. Infatti nel mondo incantato, nel mondo stupendo di Barbie, sono proprio le donne, le Barbie, a svolgere tutti i ruoli importanti, mentre i Ken, sono solo Ken, stanno lì, non fanno niente e fanno solamente i fidanzati, non hanno neanche la loro casa, la loro macchina. E tutto cambia quando a Barbie spunta la cellulite, quando Barbie inizia ad avere pensieri di morte. Allora deve sicuramente risolvere la questione, andare nel mondo reale e portare gioia e felicità alla sua bambina, la bambina che gioca con la sua bambola Barbie nel mondo reale. Quindi parte per questo viaggio in compagnia di Ken e da lì una serie di eventi porteranno a un ribaltamento di questi due mondi. Infatti il mondo di Barbie Land è completamente opposto al mondo reale, in cui invece il patriarcato, questo grande nemico, purtroppo ha reso gli uomini i più potenti, quelli che gestiscono e stabiliscono tutto nel mondo della vita e che purtroppo sono quelli che in realtà comandano, cosa che Barbie non si aspetta. E il film è scritto da due dei più grandi autori del nostro decennio, ventennio, perché appunto hanno sfornato tra le più belle opere contemporanee. Greta Gerwig è anche alla regia, e candidata all'Oscar per Piccole Donne, Lady Bird, mentre Noah Baumbach per Storia di un matrimonio. Il loro apporto autoriale è fondamentale alla buona riuscita di questo film perché appunto non è un mero prodotto industriale, ma diventa qualcosa di più, una commedia sagace, divertente, anche intellettuale per chi sa cogliere e i diversi occhiolini fatti da una cinefila come Greta Gerwig. Il film è puro citazionismo perché cita grandi opere e le fa proprie, cercando di riportare, per esempio, l'artificiosa magia delle scenografie, delle coreografie, ma anche dei colori pop, dei musical francesi degli anni 50 e 60, come i musical di Jacques Demy, o quelli americani di Gene Kelly, come Cantando sotto la pioggia, creando appunto un mondo sempre in movimento, sempre sognante, divertente, in cui anche tu vorresti catapultarti e iniziare a ballare, a cantare con loro. E la bellezza di questo film è sicuramente i suoi colori vibranti, accesi, la sua ironia, la sua sagacia, il fatto che comunque ti diverti dall'inizio alla fine, non c'è un momento di noia, non c'è un momento di stasi. Il problema però è che anche purtroppo a volte alcune scene, soprattutto alcune scelte di sceneggiatura sono un po' banali.
perché appunto è stato dato più valore a una scelta di racconto ironico che non si prende troppo sul serio, tralasciando un aspetto più profondo, soprattutto delle psicologie di alcuni personaggi che sembrano più un contorno. Sicuramente spiccano i due protagonisti, Barbie e Ken. E anche se il film certe volte sembra più un film su Ken che su Barbie, infatti Ken, interpretato da Ryan Gosling, è eccezionale, è il più divertente, le sue gag sono esilaranti e lui è sensazionale, come direbbe lui stesso, è sensazionale perché regala un'interpretazione che solo un grande attore come lui che riesce a modellarsi e cambiare dal drammatico alla commedia, al musical, sa ballare, sa cantare, sa fare tutto, a differenza di quello che appare nel film per un Ken bamboccione, in realtà è molto di più. E purtroppo però non convince il finale. Il finale è un po' rimediato, non è quello che mi aspettavo. Forse a me personalmente non ha convinto, ma c'è sicuramente chi lo apprezzerà. Il film quindi è consigliato, è un'opera divertente, parla di emancipazione, parla di patriarcato, ma non vuole farne il fulcro, il centro, vuole essere ironico e autoironico, scherzare, parlare di cose importanti, ma non farne polemica. Purtroppo però alcuni personaggi risultano piatti. A volte alcune gag sono un po' banalotte, però nel complesso è veramente una bella commedia frizzante e divertente. Quindi ve la consiglio, fatemi sapere che ne pensate, iscrivetevi al canale, mettete mi piace e ci vediamo alla prossima.